Buonasera a tutti, ci troviamo qui al palazzetto Palaprincipi di Porto Potenza Picena, che si scontreranno Sagrada Basket Porto Potenza Picena contro SD Sportiva Cinque Fonti Amandola. La formazione del coach Claudio Saccoccia della Sagrada Basket si presenta con il numero 5 Mannino Francesco, il numero 8 Palumbo Francesco, il numero 9 Napoli Dario Giuseppe, il numero 10 Capitanelli Roberto, il numero 11 Piccitto Luca, il numero 13 Camilletti Samuele, il numero 14 Prosperi Matteo, il numero 18 di Angilla Paolo, il numero 20 Mori Tiziano, il numero 17 Muzzi Luca. Facciamo anche i saluti a Cuna Paolo, che questa sera non giocherà perché per motivi di salute. Mentre la squadra SD Polisportiva Cinque Fonti Amandola, la formazione Cappelletti Giuseppe si presenta così: numero 5 Valeriani Michele, numero 7 Chiavari Nicola, numero 8 Sacchetti Alessandro, numero 11 Ambrosio Emanuele, numero 12 De Santis Andrea, numero 13 Belleggia Patrick, numero 14 Capannini Mattia, numero 15 Mazzella Edoardo Daniel, numero 18 Orlandi Lorenzo. E qui vicino abbiamo Capponi Roberto. Buonasera Roberto. Buonasera a voi. Abbiamo visto subito nell'avvio il canestro di Matteo Prosperi in contropiede e adesso ai tiri liberi c'è Mori Tiziano, ricordiamo classe 95. Va un 2 su 2 e quindi la Sagrada è subito avanti 4-0. Sagrada che è andata a vincere, ricordiamo, l'ultima partita a Civitanova per uno scarto di 24 punti. Partita importante che gli assicura la salvezza e guardando anche i playoff. Fallo del numero 11 Luca Piccitto e Andrea Lunetta il numero 13. Partita sicuramente importante questa per la squadra di coach Saccoccia, visto che le ultime, queste sono rimaste tre partite che assicureranno con eventuale una o almeno due vittorie i playoff. Squadra rimaneggiata, ricordiamo, per l'assenza del playmaker Paolo Cuna e questa sera primo dell'under Roberto Cappone. Primo da Balleggia Patrick. Secondo messo ancora da Balleggia Patrick. Parti in attacco a Mandola, che cerca i primi, cerca il pareggio. Riparte in contropiede la Sagrada Basket con Dario Napoli, il passaggio per il numero 5 Francesco Mannino, che prova da tre canestro. Bellissima tripla esteticamente del numero 5 Francesco Mannino. Alla cronaca Twins Gianluca e Twins Alessandro Sebastiani, con la partecipazione di Roberto Capponi. C'è un'azione prolungata di Amandola per un rimbalzo offensivo. Ricordiamo il pericolo principale di Amandola è sicuramente il numero 15, Mazzella, che ha dalla sua molti anni di esperienza anche categorie superiori, come la Serie A e con la Viola Reggio Calabria. Rivalta fuori la palla, il numero 13 riceve in mezzo all'area, va a tirare sbagliando, però ancora un rimbalzo offensivo per Amandola. Problema iniziale infatti per la Sagrada sono appunto questi rimbalzi. Trova due punti alla fine il numero 5 con un'azione veramente prolungata per questi rimbalzi. Parte subito contro Porto Potenza, Dario Napoli capitano sbaglia. Ricomincia quindi e abbassa i ritmi a Mandola. Numero 13 cerca il tiro ma sbaglia e Porto Potenza ricomincia col contropiede. Fallo, l'arbitro fischia fallo a favore della Sagrada Basket. Fallo subito al numero 14 Matteo Prosperi. Rimessa per la Sagrada Basket. Vediamo lo schema a servire il capitano Dario Napoli,
che va sotto per Piccitto. Passaggio sporcato alla difesa di Amandola. Ricomincia Matteo Prosperi. Mori si prende il tiro sbagliato, rimbalzo di Mazzella. Numero 5, playmaker porta palla nella metà campo. Trova il passaggio per il numero 15. Mazzella stoppato da Piccitto con una grande azione difensiva. Ora va in contropiede Prosperi, serve Mori, altri due punti. Bel canestro di Tiziano Mori in contropiede. Parziale di 9 a 4 per la Sagrada, che è partita molto bene in difesa, serrando le righe. Mazzella riceve sotto canestro, sbaglia ancora, c'è il rimbalzo quindi difensivo di Prosperi. Si vede come Amandola cerca di Mazzella in questo avvio. Prosperi spinge e subisce fallo. Sicuramente l'obiettivo della Sagrada questa sera è ripartire in contropiede per mettere in evidenza le carenze difensive di Amandola in queste, proprio sul punto di vista di velocità. Mannino sbaglia, c'è il rimbalzo del numero 7. Contropiede per Amandola. Sacchetti Alessandro, porta palla. Numero 5 trova il fallo. Primo fallo per il numero 20, Tiziano Mori. Rimessa dal fondo per Amandola, che cerca subito Mazzella, che prende la tripla. Sbaglia Mazzella. Brutto l'avvio del suo. Subito il contropiede, porta potenza, però perde un... Palla per Amandola. Primo cambio per Amandola, esce il numero 8, entra il numero 12. Numero 12, De Santis Andrea. Riparte ancora De Santis, porta palla, cerca di proteggere il pallone contro Tiziano Mori. L'arbitro fischia fallo a favore di Amandola su 15. Partita a punteggio molto basso, forse proprio come voleva impostare la Sagrada. Mentre vediamo, c'è il primo cambio, esce Luca Piccitto ed entra Roberto Capitanelli. L'azione di Amandola con cui Mazzella tocca sempre palla. Il numero 5 tira da 3, c'è rimbalzo di Mannino e quindi porta potenza, fa il suo gioco, ovvero la ripartenza in contropiede. Ora però cerca Camma Capitanelli. Serve Prosperi e comincia il gioco porto potentino. Mannino da 3, c'è l'errore. E rimbalza ancora Mazzella, che comunque in difesa si sta facendo sentire questa sera. Fa allora difensivo del numero 5 Mannino. Adesso? Numero 5 cerca la penetrazione ma non la trova. Ha fermato il palleggio, la passa al 13. Amandola ancora sbaglia un canestro ma riesce a prendere il rimbalzo offensivo e poi il canestro del numero 7 Chiavari Nicola. Matteo Prosperi cerca subito di alzare i ritmi, subito per Capitanelli, da 3 punti è buono, Capitanelli. Bellissimo subito con la sua canestro. Arma congeniale, ovvero il tiro da 3. Numero 12 De Santis ancora cerca qualcuno per passarla e la Amandola si sta presentando molto pericolosa per la Sagrada Basket. Passaggio lob che non arriva, ma la Amandola riesce a recuperare palla lo stesso. In questo caso buona difesa di porto potenza con Matteo Prosperi a cercare di sporcare un pallone. Rimangono pochi secondi per Amandola che tira con Mazzella sbagliando. Offensivo di Mazzella, 2 punti. Amandola riesce a star dietro a porto potenza,
di 4 punti. Mannino, il tiro da 3 è ancora fuori, il terzo tiro da 3 da fuori. De Santis, Andrea, numero 5, ancora Mazzella. C'è il canestro di Amandola con il numero 5 che accorcia le distanze. Siamo al terzo minuto, anzi al settimo, scusatemi, e il punteggio è 12-10 per Porto Potenza, che si sta facendo riprendere. Quindi parte Matteo Prosperi, chiama lo schema per Capitanelli. Dario Napoli deve inventare qualcosa, lo inventa, due punti per il nostro capitano Dario José Napoli. Rimessa sempre per De Santis, la Mandola vuole recuperare a tutti i costi, ma il Porto Potenza riesce a difendere bene, a far sbagliare il passaggio alla Mandola. Si riparte col contropiede della Sagrada Basket. Palla recuperata molto importante per Porto Potenza, qui, visto che potrà allontanare con questo possesso Amandola. C'è un cambio per il Porto Potenza, entra il numero 8 e esce il numero 20. Esce anche Matteo Prosperi per far posto a Francesco Palumbo. Entra anche Angilla per Matteo Prosperi, scusatemi che ora chiamo lo schema. Rimbalzo offensivo di, come non detto, la palla va fuori e quindi palla recuperata di Amandola. Amandola cerca due punti importanti per accorciare. L'arbitro fischia fallo per Amandola, fallo di del 18. Due tiri liberi per il bonus che tirerà il numero 5 Valeriani Michele. Si prepara al tiro, sbaglia il primo tiro libero. Valeriani è pronto a eseguire il secondo tiro libero. Sbaglia anche questo secondo. Però c'è rimbalzo offensivo, il numero 13 che sbaglia, c'è rimbalzo di Angilla. Quindi subito Porto Potenza con la Sarma che è il contropiede. Dario Napoli in contropiede, benissimo. Falli in attacco di Dario Napoli, numero 9. Sfondamento. Palla per Amandola. Amandola cerca due punti importanti per rifarsi sotto. Valeriani allora lasciato solo, tira e sbaglia però. La palla va direttamente fuori e quindi già rimessa per Porto Potenza. Coach Saccoccia prova ad aumentare il peso del suo quintetto. Esce il numero 5 Francesco Mannino ed entra Samuele Camilletti. Di Angilla gestisce l'attacco portapotentino. Palumbo serve Napoli. L'attacco al centro dell'area e la scarica su Camilletti. Tiro piazzato, sbagliato. Quindi rimbalzo di Mazzella. Contropiede di Amandola, ora il 7 ha una prateria davanti. Palumbo, grande recupero difensivo e dà la rimessa a Amandola. Esce Dario Napoli e entra Matteo Prosperi. C'è un cambio anche da parte della Mandola. Esce il numero 5 Valeriani e entra il numero 14 Capannini Mattia. Rimessa per la Mandola. Mazzella attacca subito, cerca dei punti e non li trova ancora. Rimbalzo di Camilletti che si fa sentire bene al rimbalzo, quindi riparte in velocità.
vuole fare punti porta potenza. Prosperi, lo scarico per Palumbo, centro dell'area, arresto e tiro, sbagliato però. C'è rimbalzo offensivo di D'Angilla che sbaglia, e quindi rimbalzi a Mandro, occasione sprecata per porta potenza. Il risultato rimane sempre 14-10 per la Sagrada Basket. Ancora attacco pericoloso della Mandola. Mazzella, bruttissimo primo quarto, palla persa. Arriva la palla persa però anche di Palumbo, contropiede fermato. Mandola che cerca Mazzella, il canestro da due col numero 12, ancora Mazzella, il tiro, canestro, si porta da due punti della Sacrata. Va per l'azione lunga porta potenza che vuole prendersi l'ultimo tiro del primo quarto. Comincia ora quindi l'attacco. Prosperi vede su pick and roll per Boss. Capitanelli, ancora seconda tripla per lui, e ancora una volta conferma di essere un grande tiratore. Finisce il primo quarto, abbiamo i padroni di casa della Sacrata in vantaggio di 5 punti per 17-12 nei confronti della Polisportiva Mandola.